Tutti abbiamo nel cuore delle resistenze alla grazia, bisogna trovarle e chiedere aiuto al Signore riconoscendosi peccatori. È l'esortazione di Francesco nell'omelia della messa mattutina a casa Santa Marta nella prima settimana dell'Avvento. Francesco si sofferma sulle resistenze nascoste delle parole vuote, giustificatorie e accusatorie. Il Papa mette in guardia dal gattopardismo spirituale di chi dice che tutto cambierà per poi non cambiare nulla. Con valide opportunità occupazionali nella società è possibile evitare la cosiddetta fuga di cervelli. È una delle riflessioni di Papa Francesco che in Sala Clementina ha ricevuto i 150 partecipanti al 4° Congresso Mondiale di Pastorale per gli studenti internazionali, promosso dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e dedicato alle sfide morali in vista di una società più sana. Una visita che porta tanti ricordi. Papa Francesco ha esordito così nel suo saluto alla delegazione di fedeli dell'amministrazione apostolica del Caucaso per ringraziare il Santo Padre della visita in Georgia lo scorso settembre. È arrivato il freddo e i cittadini di Amatrice attendono il Natale tra sacrifici e speranza. Intervista il vicepresidente della Proloco della cittadina laziale distrutta dal sisma del 24 agosto. Prosegue l'iniziativa di solidarietà lanciata dalla Unione Nazionale Proloco d'Italia dal titolo Una matriciana per Amatrice. Tutti hanno nel cuore delle resistenze che frenano la forza della grazia e impediscono di andare avanti. Nella prima settimana dell'Avvento, celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha distinto le resistenze sane, quelle aperte alla conversione, da quelle nascoste. Riferendosi in particolare a queste ultime, il Pontefice ha parlato della resistenza delle parole vuote che portano a una forma di gattopardismo spirituale, di quanti dicono che tutto cambierà per poi non cambiare nulla, della resistenza delle parole giustificatorie e della resistenza delle parole accusatorie. Io vi dirò, non avere paura quando ognuno di voi, di noi, trova che nel suo cuore ci sono resistenze, ma dirlo chiaramente al Signore: ma guarda Signore, io cerco di coprire questo, di fare questo, e per non lasciare entrare la tua parola e dire questa parola tanto bella, no? Signore, con grande forza, soccorrimi. La tua grazia vinca le resistenze del peccato. Le resistenze sono sempre un frutto del peccato originale che noi portiamo, no? È brutto avere resistenze? No, è bello. Il brutto è prenderla come difesa dalla grazia del Signore. Avere resistenza è normale, è dire: ma sono peccatore, aiutami Signore. Prepariamoci con questa riflessione al prossimo Natale. Al termine della messa a Santa Marta, Papa Francesco ha ricordato che oggi ricorre il 100° anniversario dell'assassinio del beato Charles de Foucault, avvenuto in Algeria il 1° dicembre 1916. Era un uomo, ha detto, che ha vinto tante resistenze e ha dato una testimonianza che ha fatto bene alla Chiesa. Chiediamo che ci benedica dal cielo e ci aiuti a camminare sulle sue tracce di povertà, contemplazione e servizio ai poveri. De Foucault nasce da famiglia nobile a Strasburgo il 15 settembre 1858. Rimasto orfano a 6 anni di entrambi i genitori, vive in modo disordinato, entra nell'esercito francese ma viene congedato per indisciplina. Inizia a viaggiare in Nord Africa come esploratore. Non crede in niente ma resta colpito dalla fede di alcuni musulmani. È un incontro che lo riavvicina al cristianesimo. Ritrova la fede nel confessionale, qui scopre quel Dio misericordioso e pieno di tenerezza che aveva sempre cercato senza saperlo. Diventa sacerdote, annuncia il Vangelo ai Tuareg, servendo e assistendo i poveri del Sahara. È più povero di loro, ma li istruisce e li difende dai predoni. E durante un assalto dei predoni resta ucciso.
cercavano il suo tesoro di cui spesso parlava. Non avevano capito che quel tesoro era Gesù nel tabernacolo. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Sala Clementina i 150 partecipanti al 4° congresso mondiale di pastorale per gli studenti internazionali promosso dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Costruire una società più sana, un mondo più umano, puntando su un arricchimento personale e culturale che permette poi ad ogni giovane di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro, assicurandosi un posto nella comunità e diventandone parte integrante. Papa Francesco ha esortato così gli studenti internazionali e al contempo ha ricordato le possibilità da offrire loro. Il fenomeno degli studenti internazionali non è nuovo, ha notato il Pontefice, tuttavia si è intensificato a causa della cosiddetta globalizzazione, che abbattendo i confini spazio-temporali ha favorito l'incontro e lo scambio tra le culture, non senza, ha osservato però il Papa, effetti negativi. Anche tra i giovani, e questo è molto triste, può insinuarsi la globalizzazione dell'indifferenza, che ci rende incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri. Papa Francesco scommette sul fatto che il modo di vivere la globalizzazione da parte dei giovani possa produrre esiti positivi e attivare grandi potenzialità. Nel nostro tempo, ha aggiunto il Papa, le sfide morali da affrontare sono molte e non è sempre facile lottare per l'affermazione della verità e dei valori, soprattutto quando si è giovani. Con l'aiuto di Dio ogni ostacolo può essere superato, assicura il Pontefice, invitando i ragazzi a non fermarsi e scoraggiarsi mai. L'essere studenti in un paese diverso dal proprio, ha sottolineato, permette di apprendere lingue, usi e costumi nuovi, aprendosi senza paura all'altro e al diverso. Agli insegnanti e agli operatori pastorali, Francesco ha affidato il compito di infondere nei giovani l'amore per il Vangelo, per viverlo, annunciarlo e contagiare il mondo con la gioia di Cristo. Il Papa ha auspicato un'educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un percorso di maturazione nei valori, in modo che si formino giovani assetati di verità e non di potere, pronti a difendere i valori e a vivere la misericordia e la carità, pilastri fondamentali per una società più sana. E concludendo, ha ripreso l'invito ai giovani di San Giovanni Paolo II ad essere sentinelle del mattino con lo sguardo rivolto a Cristo e alla storia. Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il signor Alfredo Vázquez Rivera, ambasciatore di Guatemala presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Nato nel 1965, è sposato ed ha due figli. Laureato in scienza politica, ha successivamente frequentato la Scuola Diplomatica di Madrid e l'Istituto Rio Branco del Brasile. È diplomato presso il Centro di Studi Strategici Nazionali in Guatemala e presso la Scuola di Diritto dell'Università di Denver, Colorado, Stati Uniti. Ha ricoperto fra gli altri i seguenti incarichi: membro del Collegio di Avvocati e Notai del Guatemala, professore ausiliare di diritto internazionale pubblico e diritto diplomatico e consolare, professore di organismi internazionali, professore di teoria e pratica della negoziazione, professore invitato del Centro di Studi Strategici Nazionali in Guatemala nel campo delle relazioni internazionali, ambasciatore in Israele dall'agosto 2010. Conosce l'inglese e il portoghese. Una visita che porta tanti ricordi. Papa Francesco ha esordito così nel suo saluto alla delegazione di fedeli dell'amministrazione apostolica del Caucaso per ringraziare il Santo Padre della visita in Georgia lo scorso settembre. Il Papa ha sottolineato di aver trovato nel popolo georgiano cultura e spiritualità,
un popolo che loda Gesù Cristo come il Salvatore. Francesco ha così rammentato con affetto e ammirazione la figura del patriarca Elia II, definito un uomo di Dio. Il Papa si è detto sicuro che il cammino ecumenico andrà avanti, che bisogna cercare il modo, senza forzare, di camminare insieme lentamente. Infine, l'invito ai fedeli ad un lavoro di lievito per far crescere la massa. C'erano anche i volontari dell'UMPLI sabato all'udienza del servizio civile del Papa. L'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia riunisce oltre 6.200 associazioni per la promozione del territorio che sono impegnate per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale immateriale italiano. Porta il nome del borgo distrutto dal sisma del 24 agosto, l'iniziativa di solidarietà che l'UMPLI ha lanciato questo novembre dal titolo Una matriciana per Amatrice. Tutte le proloco che volessero organizzare uno stand in cui vendere piatti di amatriciana ne doneranno i proventi. Siamo i custodi del territorio, cerchiamo di mantenere intanto l'aspetto dal punto di vista del nostro patrimonio culturale, materiale ed immateriale, e dal punto di vista effettivamente in questo periodo abbiamo subito tutta Italia questo gravissimo evento che sta effettivamente colpendo il cuore dell'Italia. A questo noi abbiamo fatto fronte attraverso la mobilitazione delle nostre associate con una campagna che si chiama Una matriciana per Amatrice, in cui abbiamo raccolto 310.000 euro, di cui già 220 sono state consegnate alle località. Ad Amatrice è arrivato il freddo, ma i suoi abitanti, racconta il vicepresidente della Proloco, non si perdono d'animo. Per Natale arriveranno alcune casette, un tempo di attesa questo tra sacrifici e speranza. Come già ho detto a tanti, noi non siamo terremotati, siamo sfrattati a tempo, perciò noi gente di montagna ci abbiamo la testa dura, vogliamo risorgere e risorgeremo. È arrivato il freddo adesso? Sì, stamattina invece. Le dico la verità, quando siamo partiti per venire a Roma stavamo a meno 9, perciò vede lei. Com'è la situazione delle famiglie di Amatrice oggi? Oggi le famiglie di Amatrice un po' stanno lì al mare, a San Benedetto del Tronto, un po' all'Aquila, e parecchie siamo rimaste a Amatrice nelle seconde case, perché vogliamo restare sul territorio, perché c'è una scuola, una delle più belle d'Italia, che hanno ricostruito adesso, e i bambini se andavano via tutti alla scuola rimaneva vuota. Invece siamo rimasti perché vogliamo che Amatrice risorge. Come vi preparate al Natale? Che notizie ci sono per la ricostruzione, per le nuove case? No, un regalo di Natale ce l'abbiamo, perché ci hanno detto prima di Natale sono pronte le famose casette di legno, 25 famiglie che almeno Natale lo passeranno in una casa. Poi a primavera inoltrata ci dovrebbero dare le case a tutti. Certo, Natale cerchiamo di passarle tutte assieme. Noi come Proloco stiamo a vedere di fare qualche manifestazione, qualcosa per socializzare, per stare assieme. Questo è, d'altronde, la Proloco, e questo è. Oggi era atteso anche il Vescovo. Come comunità cristiana di Amatrice, come state vivendo questi momenti? No, io devo dire che Monsignor Pombile, il Vescovo di Rieti, sta quasi sempre ad Amatrice, ci sta vicino, e a livello Caritas e altro ente ci hanno costruito una bella chiesa, perché le chiese di Amatrice non c'è più nessuna, e no, ci sta vicino, diciamo, il Vescovo, la Curia, ci stanno sostolate e stanno tutti vicini. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 2 dicembre 2016. A studenti di diverse nazioni il Papa chiede di essere più solidali e aperti agli altri, assetati di verità, e denuncia la mancanza di opportunità che provoca la fuga dei cervelli. Nell'Unione Europea sono 26 milioni i bambini a rischio povertà. Non solo arrivi di fortuna, ma anche corridoi umanitari, diverse facce delle migrazioni. Da parte del Parlamento colombiano ratificata la nuova intesa con le FARC.
le credenziali dell'ambasciatore del Guatemala.